individuata dal comune innanzitutto. Beh, quella situazione che ha sopperito un po' al vuoto istituzionale del governo nazionale, che deve rivedere un po' il sistema di accoglienza di questi disabili all'interno delle scuole, e non può essere scaricato su anche la direttrice scolastica, che fanno fatica a dover assolvere a determinati compiti. E non possono essere le entità economiche a sostegno di queste famiglie a risolvere il problema. E quindi una cosa è chiara, che in questa vicenda il comune, i servizi sociali, nonostante le varie strumentalizzazioni, non hanno competenza in tal senso. È una competenza che è demandata alla scuola, che ha difficoltà a dover ottemperare, le famiglie hanno difficoltà ad assolvere a questi quotidiani compiti, come la sostituzione di un pannolone, di un pannolino, o la somministrazione di un pasto. E quindi bisogna rivedere, e mi farò carico di mandare una nota al Ministero della Funzione Pubblica, al Ministero della Salute, al Governo nazionale, che riveda un po' questo tipo di assistenza. La cosa che oggi abbiamo fatto, e mi auguro che sia una bella pagina, ma non può continuare il Comune a sopperire delle disfunzioni organizzative dello Stato, o chiedere assistenza e solidarietà ad alcune ditte come quella della San Giovanni di Dio, che ringrazio per la disponibilità attraverso il dottor Raffaele De Nitis, che ha messo a disposizione gratuitamente un operatore socio-sanitario. Ma non si possono lasciare le istituzioni locali a una solidarietà da parte di società che svolgono delle funzioni specifiche. Ecco perché faccio appello al governo nazionale di rivedere questa norma di assistenza alle famiglie, assistenza ai disabili, perché crea purtroppo dei problemi alle comunità e alle famiglie, ai genitori e anche ai docenti scolastici. Sindaco, doveva essere una giornata di festa, di trovata soluzione, invece si proietta una guerra in tribunale. Il comune come risponde a questo? La guerra del tribunale, io penso che la signora abbia ben compreso, e nonostante le strumentalizzazioni, che qualche partito che invece si doveva far carico di conoscere le norme e di trasferire questa esigenza al proprio governo centrale, al proprio partito del Movimento 5 Stelle, che ha la responsabilità di governo, le difficoltà di un istituto scolastico che non riesce in maniera efficace a risolvere il problema di cambiare il pannolone a un ragazzo disabile, o a somministrare dei pasti. È una responsabilità in capo al provveditorato degli studi e quindi alle scuole, ma io non voglio scaricare le responsabilità, nonostante la norma dia delle competenze specifiche, ma è un problema di difficoltà che oggi è stata evidenziata anche dalla dirigente scolastica di un presto di eccellenza di questa città, dove ci sono queste problematiche e che vanno risolte dal governo nazionale. Ecco perché io penso che, oltre al ringraziamento che ho dato alla cooperativa San Giovanni di Dio, che ha prestato gratuitamente questa opera, una questione è di competenza. La competenza è dello Stato, del Ministero della Funzione Pubblica, del Ministero della Salute, che deve rivedere il sistema di accoglienza di questi ragazzi all'interno delle scuole.